l'Italie c'est un son qui représente l'être un patouet, et l'État composait une mesure qui a pu notre maître Mosconi, l'un de nous s'est estanché. Non si ha la nostra corale, c'è la lieta d'un usante via, ha vissuto a Sanson, la gagnava il primo prix, per l'Assemblea Regionale du Chant Choral, e bien voluci, nonostante un po'. La testa è di Guido Grimaud, che ha di passione manifesta il loro gré per l'esprit di notre vie de Sanson, notre danse, e le douce mesure che donnons più. A differenza della mesure che donnons trop, c'è le tozzo pire laio e plegna del tapazzo. Da questa canzone però, le bien fort le sue de mantino traduzione, e vuol, de un altro 40esimo anniversario, e ancora vuole candole, che sono restate per unite a quella fibra e la bigliotta dell'inversata, se darebbe a gambe tra pena contribuzione. A voi, lo regret. Ancien président et membre de la chorale.
La musique et l'harmonisation sont par contre de notre maître Enrico Mosconi. En 1978, après 4 ans de sa fondation, dans l'Assemblée générale des chœurs valdôtain, avec ce chant, la chorale obtint le 2e prix pour le meilleur chant inédit. Et même si 40 ans se sont écoulés, les thèmes dont le chant nous parle sont encore très actuels. Ils dénoncent en fait une réalité qui est très proche de nous tous. La spéculation, le temps qui court trop vite, la pollution qui risque de ruiner nos belles vallées, et encore la fiction de notre monde virtuel. Voilà pourquoi, dans le refrain à très rythmé, l'auteur exhorte le valdôtain à être content de tout ce qu'il possède, à être fort comme les chamois de nos montagnes, et il invite enfin à redécouvrir les valeurs très importantes telles que l'amitié, l'identité, la liberté et l'amour pour ses traditions. Mesdames et messieurs, à vous, valdôtain swagger. Roi, sois belle la destinée.
Grazie, cambiamo decisamente genere. Il blues, come tutti sappiamo, è un genere musicale di canto popolare di derivazione dei neri americani, un canto di lavoro di carattere profano, e questo lo differenzia dallo spiritual, che è sempre alle stesse origini, però si parla di canti religiosi. Il prossimo canto è un blues, che però non è un blues come siamo abituati a sentirlo, una musica abbastanza triste che accompagna un lavoro faticoso. Questo è il blues allegro, è un blues ironico, è un brano piacevole che ha degli schemi armonici e delle formule ritmiche ricorrenti che lo rendono molto allegro e divertente. È la storia di un viaggiatore particolarmente sfortunato che gira il mondo e vi succede un poverino di tutti i colori. Sentirete durante il canto: a Tahiti è obbligato a scappare, in Bulgaria viene inseguito, in Lapponia sviene, insomma gli succede di tutto. Comunque è sempre molto divertente e affronta tutte queste disavventure con un sorriso sulle labbra. Signore e signori, a voi le blues du Waijia. Aujourd'hui c'était si pour pas aller le plus fort, tout ce jour entre nous et nous, oui, vous.
scritto e composto negli anni 70 dalla grande artista Barbara, che ne ha anche curato l'armonico testo. Addormentata presso un lago, sogna un'aquila nera, brillante di mille fuochi e con un diamante blu in fronte. L'aquila le si posa accanto e lei riconosce l'amante della sua giovinezza. Allora vorrebbe tornare con lui ai bei tempi, ai bei sogni di fanciulla e fare delle meraviglie come cogliere tremando le stelle. Ma l'aquila, d'un batter d'ali, riprende il volo verso il cielo. La musica, con il suo frequente cambio di tonalità e il suo ritmo incalzante, interpreta con tanta passione il testo poetico. Con quest'ultimo brano, la corale Lisi Rondello vi saluta e vi dà appuntamento sabato 1 giugno per le vie di Aosta. A voi, l'Aigle Noir. L'aigle noir dans un brise de ma main.